Il Gazzettino della Valeditria Sport e Locorotondo News presentano Tennis in Play. In collaborazione con lo Sporting Club di Martina Franca e il direttore tecnico del circolo Angelo Sforza, approfondiremo la conoscenza di questo sport. Il maestro Daniele Micolani e la giovane tennista Roberta Pizzigallo ci condurranno in questo percorso didattico. Salve a tutti, sono Daniele Micolani, maestro nazionale FIT. Oggi parleremo del rovescio, uno dei colpi che ha subito più evoluzione nel corso di questi anni. Vedremo nel corso della puntata i vari step di questo colpo, partendo dall'impugnatura, andando a finire poi sull'accelerazione. Primo aspetto fondamentale è l'impugnatura. L'impugnatura consigliata per il rovescio a bimane è mano inferiore continental, mano superiore eastern o semi-western di diritto. Secondo aspetto principale è lo split step, uno step che consente un grandissimo magazzino di energia elastica per arrivare veloci e precisi sulla palla. Terzo aspetto fondamentale è la preparazione, determinata da una buona rotazione delle spalle, la quale determina angoli di separazione tra anche e spalle, ulteriore magazzino di energia elastica, per favorire un'accelerazione veloce e precisa.